Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Io sono Samuele ed in questo canale parlo di fotografia paesaggistica. Quest'oggi, dopo svariati mesi dall'ultimo video, andremo a parlare non di un'avventura, non di un prodotto nel senso materiale, ma di un'estensione, di un plugin per Adobe Photoshop. Sto parlando del TM Panel e della suite Tonality Masks di Gaspare Silveri e in generale dell'azienda Pixbrob. Uso questo prodotto ormai da anni e questo video non sarà incentrato nello specifico su come usare il pannello nel senso tecnico, ma voglio raccontarvi la mia esperienza di crescita con questo prodotto. Piccolo preambolo, ho iniziato a scattare seriamente dal 2020, inizio 2020, fine 2019, ma diciamo dal 2020 ho iniziato a post-produrre con Adobe Photoshop. Prima utilizzavo Lightroom, ho provato altri programmi come Affinity Photo, insomma altri software concorrenti, ma alla fine mi sono imbattuto nella post-produzione con Photoshop, anche grazie a Fotografia Paesaggistica Italiana, ovvero il gruppo Facebook di Maurizio Verdecchia. E da lì ho conosciuto anche il TM Panel, che era non all'inizio, perché era già passato qualche anno dalla sua prima versione, ma era comunque ancora tutto da sviluppare e totalmente diverso da come adesso, soprattutto per alcune funzioni e per la velocità di utilizzo. Ero un fotografo alle primissime armi, un appassionato alle primissime armi, magari un po' di più scattavo sì da quando ero bambino, ma sempre con le compattine, niente di eccezionale. Quindi, dopo aver acquistato la prima reflex, la prima mirrorless successivamente, ho appunto affrontato dei corsi di editing. Non ho mai affrontato dei corsi di scatto, ho sempre preferito andare di persona sul campo e testare fino a quando il risultato non mi convincesse, anche ovviamente mettendolo a confronto con altri fotografi del panorama paesaggistico, mentre per quanto riguarda l'editing ho deciso di fare svariati corsi di fotografia. Già utilizzavo però il TM Panel, ovviamente lo utilizzavo senza consapevolezza dello strumento. Mi spiego meglio. Ovviamente il TM Panel è di base uno strumento, un plugin per Photoshop, un'estensione. Il che vuol dire che tutto ciò che fa il TM Panel potrebbe essere, può essere tranquillamente fatto senza l'estensione. Quindi potete anche non acquistarlo il TM Panel. Però, ovviamente, una volta acquistato il prodotto, una volta acquistata l'estensione, qualsiasi essa sia, qualsiasi cosa faccia per Photoshop, questa andrà ovviamente a semplificarvi il lavoro e anche a schematizzarlo sotto alcuni crismi che il software stesso, il programma stesso impone. Da lì ho scoperto come usare un pochino meglio le maschere, ovvero appunto le tonality masks, le maschere di luminanza, ma anche le maschere di tonalità, caldo-freddo, appunto tutte le maschere poi anche di colori specifici che il TM Panel permette di selezionare. Ma era inizialmente ancora una prova, ovvero io avevo una foto, non avevo la, diciamo, capacità di leggerla, però andavo ad aprirla sul software e andavo a fare determinate regolazioni, a volte giuste, a volte sbagliate, senza sapere appunto bene cosa stessi facendo, ma semplicemente andando a provare una funzione, pensare qualcosa, magari vedere se quel bottone mi faceva fare una determinata cosa, una determinata modifica, e andava tutto un po' avanti così. Il che non è neanche così tanto sbagliato, perché se ci pensate, ognuno di noi compra qualcosa, la prova e può ovviamente andare anche ad utilizzarla bene secondo comunque un risultato che lui, la persona, vuole ottenere. Tornando a parlare di corsi, il primo corso che ho affrontato riguardante l'editing puro è stato quello di Maurizio Verdecchia, in cui ovviamente trattava la sua tecnica, la Mortal Night, tecnica dedicata all'elaborazione di immagini notturne urbane. E mi interessava davvero parecchio vedere come appunto in una sola immagine che vedevi si potessero riuscire ad ottenere, a vedere così tanti dettagli sia sulle ombre che sulle luci, e questo poi
è solo l'inizio, perché vivendo comunque in Abruzzo e piacendomi comunque l'avventura, l'esplorazione di ambienti più naturali, fotografando ho voluto appunto approfondire l'editing su situazioni più naturali e non solo urbane. Per quello, sempre sul gruppo Facebook di Maurizio, ovvero Fotografia Paesaggistica Italiana FPI, c'era anche Gaspare Silveri, che è il creatore, il padre del TM Panel, se non l'avessimo ancora detto, e lì mi sono imbattuto in un corso che proponevano in collaborazione ad un prezzo speciale FPI e Gaspare Silveri, quindi ho deciso di iscrivermi a questo corso e vedere se poteva piacermi, siccome sapevo che i prezzi di un corso one to one erano più alti, più impegnativi e non avevo nemmeno la possibilità, ho deciso al tempo di affrontare quel corso che, spoiler, è stato provvidenziale perché, seppur un corso con tante persone, mi ha aperto un po' la mente e siccome mi sono davvero innamorato dell'editing e di questa procedura dove alla fine non andiamo a fare altro che andare a bilanciare un file e poi andare a dargli la nostra impronta. Riassumendo, è questo l'editing per me, ovvero una correzione più una parte creativa. Ed è qui che ho deciso di iscrivermi, dopo anche che mi ha convinto il mio amico Napoleone, e ti dico grazie, perché grazie davvero, appunto ho deciso di iscrivermi al corso One to One di Gaspare Silveri. Il corso One to One non è nient'altro che un corso dove Gaspare, appunto, dopo previo appuntamento e previe anche delle procedure che poi vi saranno illustrate qualora vogliate farlo, appunto Gaspare va a concentrarsi one to one su di voi. E parlo di Gaspare non a caso, perché ovviamente è il creatore del TM Panel e ovviamente è uno strumento che all'interno dei suoi corsi viene utilizzato. Adesso apro una piccola parentesi. Sono arrivato qui perché non voglio vendervi il corso di Gaspare, intanto perché non mi paga, quindi Gaspare, scusa, potevi pagarmi? No, non è vero. Ovviamente scherzo e lo dico appositamente per farvi capire che sto parlando del corso di Gaspare proprio perché si usa il TM Panel all'interno del corso di Gaspare e tutti i pannelli della suite. Quindi la sostanza è che sono partito dall'usare il TM Panel per gioco, testandolo, provandolo, l'ho acquistato tranquillamente e non me ne pentirò mai perché è davvero comodo. E poi con il suo corso sono riuscito a dargli una direzione, ad usarlo con consapevolezza. Una persona avrebbe potuto semplicemente seguire i corsi di Gaspare senza acquistare il suo prodotto. Ovviamente sarebbe stata un'esperienza un po' incompleta, ma il risultato alla fine sarebbe arrivato, perché nel corso il TM Panel non è vincolante, è uno strumento. E appunto, andando ad utilizzare uno strumento per così tanto tempo, dal semplice gioco a poi un editing consapevole, cambia tutto. Ed è qui che appunto si riassume la mia esperienza con il TM Panel, un'esperienza di crescita che mi ha portato da delle foto veramente brutte a delle foto che mi soddisfano e che soprattutto all'interno poi del software so maneggiare per far andare in una direzione. E questo credo sia la cosa più bella per un fotografo di paesaggio, ovvero oltre a saper scattare sul campo, se magari sia una foto non epica, non una bomba atomica, un tramonto, un'aurora boreale, quello che è, ma anche questi scatti, questi tipi di scatti più epici, tra virgolette, appunto, la cosa più bella è riuscire poi a maneggiarli per raggiungere il risultato che abbiamo in mente. E ci sono riuscito, ve lo dico, anche grazie al TM Panel che offre soluzioni che mi aiutano nel raggiungere più velocemente il mio obiettivo. Semplice ed efficace. Piccola postilla che vi dicevo prima, io sono un utente Mac da anni, ma da qualche anno sono passato a Apple Silicon e attualmente, a novembre 2023, da un mesetto, la suite di Tonality Mask del TM Panel è diventata pienamente compatibile
con Apple Silicon. Ciò vuol dire che per chi è del settore, nel senso perché ha un Mac con Apple Silicon, non dovrete più avviare Photoshop con Rosetta, ovvero andandolo ad emulare per processori Intel, il che ovviamente lo rallenta, ma potete andare ad utilizzare la versione nativa per Apple Silicon di Adobe Photoshop e anche di altri programmi, ma appunto nel caso del TM Panel di Adobe Photoshop, il che lo rende più veloce. E ovviamente anche il TM Panel si integra con tutta questa velocità e con tutto questo beneficio, insomma. Inutile dirvi che vi consiglio il prodotto perché il video parla di quello, e non mi rimane nient'altro da dire se non invitarvi ad iscrivervi al canale per non perdervi nuovi video. Come sempre non usciranno video con cadenza specifica, ma solo quando avrò qualcosa da dirvi, il che è anche meglio per il benessere del canale, se no diventa magari noioso, pesante, e preferisco vedere dei video belli come questo, che è semplicemente un blog, ma è un blog in cui si parla di qualcosa, c'è un argomento, e sono felice di averlo condiviso con voi. Seguitemi su tutti i social perché lì ovviamente pubblico con più costanza, Facebook, Instagram, pubblico sempre foto, reel, e di solito quando ho un video più importante come lunghezza, come contenuto da pubblicare, lo metto qui su YouTube, quindi seguitemi ovunque. E noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal vostro iBuxus. Ciao!